E domani arriva a Roma il presidente russo Putin, la capitale letteralmente blindata. Oltre alla nutrita task force personale del presidente russo, ci sono in strada più di 1.000 agenti. Allora, vediamo il servizio di Lino Lombardi. Da questi monitor si seguirà e si gestirà e saranno a disposizione tutti gli uomini in campo, avendo una visuale diretta, e immediata per garantire la sicurezza dei luoghi e degli itinerari. Centro blindato, supercontrolli, strade chiuse per le 10 ore di Putin a Roma. Saranno impegnati oltre 1.000 agenti tra carabinieri e polizia, in costante contatto con la scorta personale del premier russo, in campo tiratori scelti e artificieri, lungo tutto il percorso del corteo, con più di 30 auto che raggiungeranno domani prima il Vaticano, dove il presidente russo, dopo 4 anni, incontrerà il Papa. Poi il Quirinale, Palazzo Chigi, la Farnesina e Villa Madama. Da stasera sarà istituita una green zone tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo, San Pietro, la stazione Termini, in tutto 50 strade in cui il traffico sarà interdetto secondo gli spostamenti del corteo, vietate manifestazioni di protesta e la circolazione di veicoli per il trasporto merci nell'area schermate le comunicazioni mobili. Sorvegliato speciale anche il St. Regis Hotel, dove da stasera farà base la delegazione di Putin, perché il presidente non dorme mai nei luoghi che visita. Il calo